Roger? Abbracciamoci e No. poi prendiamo a questi È la attimi mia zucca. in cui non siamo mai insieme a Roger! singhiozzo. Lezioni Giuro di che io qui cucina, parole perché faccio una alla vita mattina come quando sei arrivato, tutto. Gloria, le Questo è il famoso shampoo viola che parole mi fa i capelli viola, rosa, azzurri, grigi e freddi. Lo uso una volta ogni tre lavaggi e lo lascio in posa 2 minuti. Diciamo che sul capello biondo va a raffreddare. Poi se... Primo giorno di ferie e inizia tutto al top. Mi sveglio alle 5:55. Mi metto a fare le foto, bla bla bla. Faccio colazione. Prendo la macchina in mega ritardo, arrivo all'ospedale perché devo fare le visite e poi l'analisi del sangue. E ovviamente cosa succede? L'ospedale ha sbagliato, genio, quindi sono in ritardo tantissimo. Sto volando nell'altro ospedale, devo ancora andare per salire in macchina. E poi basta. Ci vediamo dopo, voilà. Che io qui le parole partono al vento come tutto. Primo piano, le porte stanno per aprirsi. Nevica. E io sono senza cappello. Andiamo su. Io adesso vado in palestra perché vado a camminare un po'. Vado dai miei amici. Faccio i miei record di plank. E poi vado a casa. Comunque, oggi ho speso un sacco di soldi. Ho comprato delle formine, la bilancia da cucina nuova e basta. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the rapper's open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the rapper's open sleigh. Mi Roger, ho fame! Sono appena tornata dalla palestra. Già. Allora, per pranzo mi sto preparando velocissimamente della zucca con gli zucchini. Dimmi, Roger, dimmi. Poi qua, sì, mille ricette. Ho del riso basmati e mi faccio una frittatina. Lì c'è la frittatina. Poi ci metto un po' di paprika, se venisse giù quando deve venire. E un po' di curry, così. E poi coperchio. E aspetto. Poi prendo le zucchine. Mi metto un po' di aglio e del pepe nero e le faccio un secondo andare. Zucca con un po' di timo oggi, a cui metterò anche del miele di castagno, ha un gusto un po' particolare. Comunque ragazze, se non avete il forno a microonde, ce ne sono alcuni che costano davvero poco, anche 50-60 euro. Compratelo perché salva la vita, cioè in 5 minuti fai tutto e poca spesa, tanta resa rispetto anche al forno, fai molto prima e io non potrei vivere senza. Ho fame. Sono quasi le 2. Il pranzo è pronto. Cotto. Roger? No. È la mia zucca. No, ma no! No! Roger!
Io non ho parole. È la mia. Te la venga a prendere. Ma. E allora mangiala. Te non ti dà niente. Allora, in questa location vi voglio far vedere i prodotti che uso per i miei capelli. Adesso non li ho più astrati, però sono così lisci. Allora, per farli ghiaccio comunque freddi, utilizzo questo prodotto della Milkshake. È lo shampoo Silver Shine, praticamente nei capelli decolorati, comunque biondo, va a dare l'effetto tono freddo. Se poi vi lasciate in posa, come magari a volte mi dite, ma c'è i capelli blu, hai i capelli viola, è perché vanno a prendere praticamente diverse sfumature. Questo qui viene all'incirca 25 euro, lo trovate anche su Amazon e dura un sacco, cioè ce n'è ancora così e io ce l'ho da un anno, perché comunque lo faccio una volta ogni tre lavaggi, uso questo perché sennò veramente sarebbero troppo carichi. Poi la mia parrucchiera mi ha fatto prendere, adesso c'è l'aria. Questo qui, sempre su Amazon, che è il loro prodotto che utilizzano proprio le parrucchiere. Ogni tanto ci sono delle offerte, perché questo viene veramente molto, viene 40-50 euro, vabbè, quasi un litro, è 750. Ce ne va pochissimo, è dell'Ex Factor della TG. E praticamente basta una piccola noce ed ha brillantezza, perché contiene proprio dei brillantini, vabbè, non si vedono. E poi è comunque testato, lascia il capello morbido, non serve il balsamo e lo rinforza. Una volta a settimana poi faccio questa, sono tre fialette della Pantene, praticamente va tenuto in posa 2 minuti, una o due volte a settimana, e praticamente va a ricostruire il capello. Io di solito non uso questi prodotti un po' chimici, però questo davvero è molto buono e si sente proprio che il capello è sano. Sempre per i capelli uso, aspettate, dove ci sono, questo olio di argan della Berber. Io adesso ho il campioncino, che è quello da viaggio, però lo potete acquistare. È per tutti i tipi di capelli e dà lucentezza e sensibilità. Cava l'effetto crespo, ha un odore buonissimo e lo trovate comunque su internet. Berber olio di argan. Questo qui invece è la proteina della seta, va anche questo a togliere doppie punte e a rafforzare il capello. Considerate che io questo me lo do tutti cioè, prima di asciugarmi i capelli sempre. Io non ho le doppie punte ed è un anno quasi a febbraio che non taglio i capelli, proprio perché comunque non si spezzano, vabbè, a parte i grassi, questo è davvero top. Invece per la mia pelle uso questo qui una volta a settimana perché dice tre, ma l'ho trovato da Douglas. È la maschera al carbone attivo. Praticamente viene 15 euro, mi sembra. Ha la fiala dentro, contenente prodotto 100 ml, e ha anche la spazzolina. Praticamente questo te lo dai così. E dura per un quarto d'ora, poi si inizia a staccare, ve lo staccate un po' e poi vi sciacquate il viso. Basta, questo è tutto quanto. Allora, per merenda ho caramellato una banana. Padella così senza niente. Ci metto della cannella. Il burro di mandorle mio dorato della Pepper Plus.
Allora, vi avevo chiesto su Instagram se volevate sapere i miei preferiti di ogni mese, quindi avete detto di sì e iniziamo. Questa qui è una specie di Kinder Cereali, la prendo da 4Plus ed è una cioccolata proteica con un buon quantitativo di grassi e proteine elevatissime. Quindi questa. Poi abbiamo, sempre in questione cibo, queste ISO Zero della MG Food, gusto stracciatella, sa di stracciatella, cioè veramente sembra di mangiare del gelato alla stracciatella, e che stanno già quasi finendo, i fiocchi che acquisto da All Supplement gusto noccioloso. Qui si sente proprio il gusto della nocciola, mentre qui ad esempio cookies and cream non tanto, quindi questi top. Poi abbiamo, secondo round, tisane. Mi sono innamorata di queste due. Questa l'acquisto dalla Natura Si, ed è della Yoghurtea, zenzero, arancio e vaniglia. E questa invece l'acquisto al Conas, sempre della Yogi, però è la versione biologica, che è tè nero, cannella e zenzero. Uso molto lo zenzero per in quanto scalda, ad esempio anche nelle tisane la mattina mi faccio nel mio bollitore, metto pezzetti di zenzero con del limone e bevo quella per iniziare la giornata, più queste. Poi, abbiamo questa maschera, no, questa crema all'acido ialuronico della Collistar, e io me la sto dando da un mese e diciamo le rughe d'espressione le vedo molto più piene, quindi è ovvio, non è il famoso Seringa che ti riempie, ma col tempo sta facendo il suo effetto. Io l'ho presa nel cofanetto insieme alla crema contorno occhi, 45 euro, se no questa viene 40. Comunque ragazzi, è un mese che la uso e ce n'è ancora un sacco, quindi ce ne va veramente pochissima. Sempre beauty, questo se non l'avete già provato, della Kiko Gel, è un trasparente effetto gel, praticamente vi ingrossa lo spessore dell'unghia con lo smalto, quindi ed è anche più forte, quindi dura anche una settimana tranquillamente. Campo vestiario, viva il velluto, da Stradivarius, ho preso questa magliona rossa. Questa è una taglia S, comunque molto larga ed è morbidosissima. E in velluto invece da Tylee Wells, il mio ultimo acquisto, sono questi pantaloni sempre in velluto che vanno a vita alta e dovete mettere dei calzini molto coloratosi. Basta, puoi spegnere.